Ciao ragazzi, ciao amici di News Formula 1 e bentrovati. Buona serata da Giovanni Messi e da Davide Russo. Ragazzi, bentornati qui su News Formula 1. Questa notizia bomba di giornata: Fernando Alonso is back. Cosa ne pensi, Sì, Giovanni? Grande è proprio ritorno così. spagnolo. Ma devo dire che ammetto, faccio mea culpa sul mio errore perché Fernando, io non avrei mai detto che sarebbe tornato, ne avevamo parlato qualche tempo fa, e invece ci ha sorpreso. Queste voci negli ultimi giorni si sono sempre più alimentate e alla fine abbiamo visto l'annuncio ufficiale. Dunque Alonso torna con la Renault e saranno colpi di scena. Per il momento non è stato chiarito per quanto ha firmato. Ancora non è stato chiarito se è un annuale, un biennale, ma io penso a questo punto si tratti di un biennale, perché lo ricordiamo, l'anno prossimo ci saranno le stesse monoposto di quest'anno e poi nel 2022 rivoluzione regolamentare, dunque partiranno tutti da zero e io credo che Fernando, nonostante il fatto che a 42 nel 2022 avrà 41 anni, scommetta molto su questo. Quindi sicuramente è una scommessa, una sfida, il suo terzo ritorno a Enston, dove aveva vinto 2005-2006 i primi mondiali, poi era tornato nel biennio 2008-2009 con la Renault, prima di andare in Ferrari aveva vinto due gare e adesso la sua terza esperienza, dopo delle scelte sbagliate, obiettivamente la Ferrari in quel periodo non era competitiva, poi la McLaren Honda, un disastro totale, e adesso vedremo con la Renault se questa volta sarà più fortunato. Sicuramente si è preso un rischio, Fernando. Allora, io credo prima di tutto che sia un bene per la Formula 1, perché Alonso è un personaggio straordinario, ovviamente bicampione del mondo, ma che ha veramente una quantità di fan sparsi per il mondo incredibile. E questo è positivo per una Formula 1 comunque abbastanza in difficoltà, che certamente gode di questa nuova generazione che avanza, dei Verstappen, Norris, Leclerc e così via, però c'era bisogno magari di, un po' come il discorso che faccio legato a Vettel, di rimanere ancorato con alcuni campioni del mondo, gente che comunque ha fatto la storia recente della Formula 1, e Alonso, oltre ovviamente a garantire tutto questo, porterà anche una ventata di sponsor e bei soldi freschi per il circus e per il francese, che ne ha bisogno, attenzione, perché versa in una situazione di difficoltà. Certo, durante infatti l'epidemia di Covid si è parlato addirittura di una Renault che potesse lasciare il Circus addirittura a fine anno, quindi sicuramente una certezza anche per la Renault questo arrivo di Alonso, sicuramente la Renault rimarrà nel Circus per i prossimi anni e vedremo come andrà anche perché la Renault, lo ricordiamo, non è che abbia fatto chissà quali cose da quando è tornata in Formula 1, cioè lo ricordiamo, non ha ottenuto un podio, sono tornati nel 2016 sostituendo la Lotus. Però non sono mai arrivate delle grandi prestazioni. La Renault deve crescere. Sembra aver fatto un piccolo step quest'anno, ma sembra comunque indietro rispetto anche a Racing Point e McLaren, che invece si sono avvicinate tantissimo ai top team. Quindi sarà una sfida importante. Sarà una sfida importantissima per lui e per tutto il Circus, perché avremo un due volte campione del mondo che si aggiunge a già altri come Hamilton, come Vettel, anzi vedremo cosa farà Vettel perché a questo punto per lui si chiude la porta a Renault, quindi si aprono altri scenari dal punto di vista del mercato. Allora, iniziamo a vedere qualche commento. Allora, qui c'è un fan di Alessandro Di Fernando che dice: Fernando immortale. E in effetti è veramente un pilota che ne ha viste un po' di tutti i colori. Lui ha debuttato nel 2001 con la Minardi, quindi nel 2021 saranno 20 anni dal suo debutto in Formula 1, ma poi non si è fermato esclusivamente alla categoria dei motorsport, ha sperimentato la Dakar con la Toyota, ha vinto il campionato Endurance, poi magari ne parliamo e parliamo con te, che sei un espertone di web, e poi ovviamente c'è stata anche l'esperienza che lui ha fatto negli ultimi anni cercando di raggiungere questo obiettivo della Triple Crown, cioè questa tripla corona, che spieghiamo ai nostri amici, semplicemente la vittoria del Gran Premio di Monaco, del campionato della 500 miglia di Grazie. Indianapolis e Le Mans. E quindi da questo punto di vista è una corona, diciamo, americana per completare questo cerchio che tanto insegue. Poi anche lì è stato sfortunato con problemi di affidabilità nella classicità Onda. americana, sempre Honda, sempre questo motore che lo ha perseguitato. Ricordiamo i suoi team radio, le sue invettive contro i giapponesi. Adesso tornerà alla Renault, che però, attenzione, ha comunque riscontrato negli ultimi anni problemi ai propulsori. Quindi
Quindi io ti chiedo, Giovanni, secondo te la Renault investirà tanto in ottica poi 2022 col cambio regolamentare, quindi si punta più a quello, o vedi una Renault in difficoltà nonostante l'esperienza di Alonso? Beh, devono puntare su quello, perché pensare di colmare il gap entro il 2021 è impossibile. Abbiamo detto, saranno, a parte qualche piccolo aggiustamento, le macchine di quest'anno, quelle dell'anno prossimo. Quindi sì, sicuramente devono puntare su quello, punteranno anche un po' sull'esperienza di Fernando per il nuovo progetto, cercheranno ovviamente di, anche appunto come hai detto tu, di attirare sponsor, quindi di attirare nuovi investimenti. Potrebbe anche essere una mossa di marketing quella di prendere Alonso, che possa anche aiutare la gestione sportiva. Quindi sicuramente ha dei pro e dei contro questa scelta. I contro sono ovviamente quelli del fatto che Alonso non ha peli sulla lingua. Alonso, quando c'è qualcosa che non va, sia in Ferrari sia in McLaren, lo ha sempre fatto capire. E quindi sì, devo dire che da una parte mi fa molto piacere il suo ritorno, perché sono più, a mio parere, più i pro che i contro, perché è un grandissimo campione che a livello di talento puro per me è nei primi di sempre, perché ricordiamo si è giocato due mondiali con una Ferrari che era la terza, quarta forza, ha sfidato una Red Bull invincibile, dunque di cose belle ne ha fatte veramente tante nella carriera. A mio parere è anche un pilota che avrebbe meritato molto di più. Due mondiali, considerando che comunque anche lo stesso Vettel ne ha 24, due per Alonso modestamente sono veramente pochi, quindi sì, probabilmente non lotterà per il mondiale, perché la Renault non ha la forza, anche con i nuovi regolamenti, la forza economica e forse anche tecnica per giocarsela, però sicuramente lui è stato attirato da questo fatto dei nuovi regolamenti. Poi è un pilota, l'abbiamo detto, ha parlato di podio, ha parlato di tornare insieme in questa grande famiglia Renault, cercando di conquistare dei podi, quindi diciamo l'obiettivo poi della Renault credo che sia un po' a step, no? Cercare di rialzare un po' la china. Ci hanno provato con Ricciardo, certo, ma non è andata così bene nel suo primo anno in Renault, nonostante sia strapagato, l'australiano non è riuscito a fare la differenza. Tra l'altro c'è una considerazione, ma di Ricciardo Daniel... dimmi pure, vai, leggi pure, no, ci... stavo dicendo che Sto dicendo di Ricciardo che forse, tra virgolette, ci ha creduto poco, perché è stato un anno e subito l'anno dopo decide di andare in McLaren, quindi non è che abbia sposato appieno questo progetto. Quindi Ricciardo forse ha avuto poca pazienza, e magari puntando sulla McLaren comunque ha fatto una scelta ragionata, perché McLaren avrà motori Mercedes, è in enorme crescita, anche se anche loro dal punto di vista economico non versano proprio in uno stato tranquillissimo. Vai pure con i commenti. Allora, Daniele qui ci dice, c'era pure scritto, perché comunque si parla anche di Lorenzo MotoGP. Guarda, allora Daniele, in Spagna si sta facendo un grandissimo parlare del ritorno di Alonso, loro ovviamente hanno già Sainz che rappresenta un po' il futuro, quindi MotoGP e Formula 1 in Spagna sono seguitissimi, e oggi si è parlato appunto a alcuni giornali spagnoli, hanno fatto riferimento al ritorno del magico Alonso, che ovviamente viene visto in Spagna un po' come il pilota... Sì, un eroe, il pilota che poi ha creato una dipendenza dalla Formula 1 per il popolo spagnolo, e poi ovviamente Fernando ha stampato tantissimi record in questa categoria, poi sono stati battuti anche record di precocità, ricordo ad esempio quello della pole, era il più giovane di sempre, poi fu battuto ovviamente successivamente da Vettel, poi dai piloti che sono venuti, che sono giovanissimi, quindi era una Formula 1 diversa. Era una Formula 1, diciamo, veramente dove l'uomo faceva ancora molto la differenza rispetto alla macchina, quindi per questo anche lui è veramente osannato e apprezzato in patria, e non solo, ovviamente, per dei gesti quasi eroici, che ricordiamo che lui ha guidato, è andato 3 volte vicino ovviamente a questo titolo mondiale, 2 con la Ferrari, come faceva Giovanni, mi accennava, e poi anche con McLaren, no? Diciamoci quel 2007 fantastico, che poi vide Raikkonen vincere il titolo piloti, ma fu combattutissimo anche con Hamilton. Quello secondo me fu uno degli anni più belli della Formula 1, almeno negli ultimi 20. E quindi in Spagna c'è un grandissimo hype e sono felicissimi sia riguardo agli spagnoli che tanto fanno bene in MotoGP che in Formula 1. Ma sì, ecco, riguardo appunto alla forza, al talento di questo spagnolo, come dicevi tu, i record di precocità, cioè Alonso in quel tipo di Formula 1 fece una pole, se non vado errato, in Malesia nel 2003 con la Renault, e poi vinse sempre nel 2003 in Ungheria, doppiando Schumacher, che poi vinse il mondiale.
la Renault quella era una macchina che non era quella dei due titoli 2005-2006, era una Renault nettamente inferiore a Ferrari, McLaren, quindi c'è, cioè, il suo talento l'ha sempre mostrato, ma nel suo piccolo anche con la McLaren Honda, perché con la McLaren Honda comunque ha ottenuto alcuni quinti posti che erano impensabili per quella macchina, quindi ha sempre messo quel qualcosa in più. Ricordo addirittura il secondo posto in Ungheria con la F14T, che rischiò di vincere la corsa, quindi fece tante cose veramente incredibili, e c'è poco da fare. Adesso è un pilota che avrà 40 anni, ma lo scorso anno e due anni fa ha vinto due 24 ore di Le Mans. Va bene, la Toyota non aveva grandi rivali, però ci ha comunque messo la faccia e le ha disputate. La Indianapolis 500 era lì nei primi 3-4 posti quando ha rotto il motore, quindi ovunque è andato è sempre stato un pilota di punta, anche alle sue prime esperienze. Quindi dal punto di vista del pilota non ho dubbi che sarà aggressivo e competitivo. Ho molti più dubbi sulla macchina. Si è preso un rischio. Vai pure con qualche commento, Gio. Certo, leggiamo quello che ci ha scritto Valerio. Con l'ufficializzazione di Alonso può esserci l'eventualità che sostituisca Ricciardo già in questa stagione? Ma questo non lo so, sinceramente non è impossibile prevederlo. Alonso anche quest'anno farà la 24 ore di Le Mans, non più, farà la 500 miglia di Indianapolis, hanno presentato poco tempo fa la livrea della sua vettura, quindi sarà bello impegnato anche in questa stagione. Però dipenderà tutto da quello, vedete cosa ci scrive anche Alessandro, Vettel rischia di stare a piedi anche il 2021, quello sì, ne abbiamo parlato, ma molte voci vedevano addirittura Vettel a piedi anche quest'anno, potrebbe succedere veramente di tutto, si parlava di Ricciardo che poteva andare in McLaren quest'anno. Ce ne sono tante di voci, al momento credo sia impossibile, molto dipenderà da come andranno queste prime gare, ecco. Però addirittura un Alonso nel 2020 già al volante della Renault sarebbe veramente l'incredibile, che può succedere, perché io davo come incredibile Alonso il prossimo anno, chissà che già quest'anno non succeda qualcosa. Molto dipende dal rapporto Vettel-Ferrari, secondo me potrebbe essere una catena. Esatto, sì, se si crea un effetto a catena, magari che c'è uno strappo netto, una cosa che dubito, poi insomma si va anche in cause legali, parliamo di decine di milioni di euro di contratti, insomma non è semplicissimo. Poi io mi auguro che comunque Vettel riesca anche a fare un campionato decoroso, a terminare la sua esperienza in rosso anche in modo civile, insomma dopo le parole di Binotto c'è veramente poco rispetto, io credo, nei confronti del tedesco, anche il discorso che è emerso nell'ultimo weekend di questa telefonata che ha spiazzato. Vettel poi ha dichiarato che Helmut Marko, insomma, sono rimasti giustamente per una questione di anni di amicizia e professionalità in contatto. Quindi dovrebbe veramente capitare un cataclisma. Di sicuro Alonso riporterà quell'entusiasmo di tantissimi fan che lo ricordano battagliare su di una Ferrari anche lì poco competitiva, ma sfiorando fino alle ultime curve degli ultimi GP il titolo, cosa che purtroppo non è mai riuscita a fare. Allora, vediamo un po'. Alessandro, questa la rispondi tu, Gio. Vettel rischia di stare a piedi nel 2021? Secondo me il rischio è enorme. Secondo me è enorme, perché McLaren ha i piloti a posto, Renault è a posto, Mercedes è a posto, Red Bull credo di sì, anche se ancora Albon credo non sia ufficiale, Ferrari è a posto, a meno che non vai in AS, ma non ci vedo molto senso, l'Alfa punterà a Giovinazzi, alla fine credo lo riconfermi, il Raikkonen se viene sostituito da un altro giovane, quindi secondo me Vettel sta pensando ad un ritiro. O comunque un anno sabbatico, perché poi non nessuno vieta che Vettel torni in un futuro come ha fatto Alonso, come ha fatto Raikkonen che fece due anni di rally e poi tornò. Quindi nel 2021 obiettivamente la vedo dura che Vettel trovi un sedile decoroso. Rimane la Aston Martin al posto di Perez, ci scrive Valerio. Sì, però c'è un contratto, cioè da questo punto di vista qui il messicano è, diciamo, è confermato. Ha iniziato col botto Perez, comunque è andato bene in Austria, insomma. Stroll ovviamente, essendo il figlio di papà di casa, Stroll è impossibile, quello che ovviamente può andare via è Perez, ma occhio che può succedere di tutto, come diceva anche precedentemente Giovanni, prendersi un anno sabbatico, ricaricare le pile, come hanno fatto storicamente tanti piloti, anche
Prost, lo stesso Alonso in modo discontinuo, insomma, può capitare di tutto. Di sicuro Vettel ha ancora l'età anagrafica per correre in Formula 1, è una questione semplicemente di stare nell'ambiente giusto. L'ha dichiarato stesso Seb, ha detto: io sto cercando comunque di guardarmi intorno, ma in un ambiente giusto. Qui è una persona anche molto legata al mondo Red Bull, e anche lui comunque il multimarket, una recente intervista, ha fatto capire che può succedere di tutto. Abbiamo visto l'anno scorso Gasly è stato poi riabbassato al junior team dell'Alfa Tauri, insomma vediamo Albon anche, tanto promette, poi troppo per lui coglie poco, anche perché Hamilton sembra adorare il posteriore di Albon in GP. Vediamo un po' quello che capita anche nel mondo Red Bull. Tanto Giuliano, questo è per te. Gio, quando corre un pluricampione del mondo è sempre un buon segno per la salute dello spettacolo, lo vorrei già da quest'anno. Sono d'accordo, la Formula 1 ha bisogno di questi personaggi, non di Stroll o di Latifi che fra virgolette comprano i sedili, quindi c'è bisogno di loro, c'è poco da fare, e sono personaggi anche a livello di carisma che comunque fanno la storia, cioè i team radio di Alonso comunque resteranno negli annali, oltre appunto al risultato sportivo, sanno sempre far parlare di sé, di loro, e quindi Alonso tutta la vita da questo punto di vista. Poi certo rimane il fatto che magari si va a togliere un sedile, sì, chi lo sa, un pilota più giovane o comunque a qualcuno che si affaccia a questo mondo, però la scelta è stata fatta, adesso sarà la pista a giudicare. Allora, io ho fatto su Twitter un sondaggio semiserio chiedendo, diciamo, il pensiero ai fan della Formula 1, e molti ovviamente nutrono grande affetto per Fernando Alonso, diciamo, quale potesse essere la motivazione, se fosse una scelta giusta o meno ritornare in Formula 1. Allora, ci sono stati, veramente si sono divisi, cioè una scelta giusta fatta col cuore il 19%, scelta di soldi, perché molti stanno dicendo anche questo, dato che comunque andrà a prendere tanto, Ricciardo già era uno dei più pagati in Formula 1, insomma Alonso prenderà uno stipendio mica da ridere, e scelta sbagliata per il 16%, e poi in modo abbastanza scherzoso, in molti hanno votato il 42%, bestemmierà in asturiano, perché da questo punto di vista qui il rischio è di finire in un team dove purtroppo le power unit hanno giocate bianche, e un quarantenne Alonso, secondo te come la prenderebbe tu, questa ennesima debacle? La prenderebbe malissimo, ma io credo che in Renault ci sia anche un altro problema, perché abbiamo visto con la McLaren la power unit Renault non è così terribile, ma la Renault è un'altra che è grandissima, è assolutamente indietro dal punto di vista aerodinamico. La Renault ha tanti problemi da quel punto di vista, abbiamo visto a Monza lo scorso anno, eravamo lì, ti ricordi, Ricciardo e Hülkenberg arrivare quinto e sesto, e dal punto di vista delle velocità di punta erano tra i primi, se non i primi, dietro la Ferrari. Quindi la power unit Renault dal punto di vista di potenza secondo me non è così messa male, non è assolutamente tutta questa inferiorità rispetto agli altri, è che la Renault è un'altra squadra indietrissima a livello di aerodinamica, perché l'abbiamo visto, la McLaren ha il motore Renault e dall'anno scorso è sempre davanti alla Renault, e anche di parecchio, perché lo ricordiamo l'altro giorno Norris podio, Ocon se non ricordo male è arrivato a punti settimo o ottavo, devo dire che ho un lapsus su quanto è arrivato Ocon, però è arrivato a punti, e Ricciardo fuori, ma settimo, ma a livello di prestazioni la McLaren ha il motore Renault, ma è avanti perché ha un'aerodinamica molto più raffinata, molto più all'avanguardia rispetto alla Renault. Quindi è il telaio su cui devono lavorare ad Enstone, perché la power unit obiettivamente un buon livello di potenza l'ha raggiunto, l'affidabilità anche lì c'è da lavorare, però rispetto ai tempi Red Bull sono migliorati in entrambi i sensi. No, assolutamente è vero quello che dici. Vediamo un po' le dichiarazioni che ha lasciato Alonso, e poi c'è qualche curiosità. Allora, Fernando ha dichiarato: la Renault è la mia famiglia e coloro che ho vinto i miei due mondiali, è un grande onore e un'immensa emozione tornare al team che mi ha permesso di mostrare il mio potenziale e che ora mi darà l'opportunità di tornare al massimo della forma. Tu come la leggi questa dichiarazione, un po' anche commossa, no? Di Fernando, che comunque ha ringraziato Sì. Si sente già coccolato, probabilmente si sente a casa il Renault.
Beh, sì, si sente a casa, non ci sono dubbi, perché lo ricordiamo, come dicevi tu, dopo il suo anno in Minardi, fra l'altro Giancarlo Minardi l'ha fatto, l'ha scovato come talento, l'ha portato in Formula 1. Lui arriva in Renault subito nel 2002, dove ha fatto un anno di tester, perché la coppia di piloti era Trulli-Button, e poi lui ha fatto 4 anni in Renault, 2003-2006, come pilota ufficiale, poi altri 2 anni, quindi ben 6 stagioni in Renault, è la squadra con cui ha corso di più in assoluto. E quindi sicuramente è legato. Quella era una Renault molto diversa, però va detto, quando Alonso era in Renault c'era Briatore, lui era assolutamente legato a Briatore, come lo è anche adesso. Adesso non so se Briatore in qualche modo ha interferito nella trattativa, questo non ci è dato saperlo, però era una Renault diversa, Ha sempre spinto. era una Renault vincente, perché comunque anche nella sua seconda esperienza in Renault Alonso vinse 2 gare. Lasciando perdere quello che è successo a Singapore, vinse al Fuji, quindi era un anno che almeno nel 2008 era abbastanza competitiva, non era da mondiale, però era lì. E la prima Renault ha vinto 2 mondiali, ci cioè ha vinto parecchie gare, quindi era tutta un'altra cosa rispetto anche a livello di gestione rispetto a quella di adesso, però sicuramente è legato al marchio. La fabbrica è sempre lì ad Enston, quindi sicuramente c'è molto amore per lui verso questo marchio, e se to Per un ritorno credo non ci fosse nulla di meglio per lui, perché magari anche un chiudere la carriera lì dove tutto è iniziato, anche se era iniziato a Minardi, però lui era esploso in Renault. Quindi la vedo da un punto di vista di cuore una scelta giusta. A proposito di Minardi, allora ha lasciato questa dichiarazione: il ritorno di Alonso un bene per la Formula 1, ma per lui è un azzardo. E io mi sento di ascoltare il buon Minardi, che lo conosce bene, tra l'altro, Alonso, perché il rischio in questa fase di carriera, che ovviamente saranno gli ultimi anni per Fernando in generale, insomma. È ovvio che potrebbe dedicarsi al raggiungimento della Triple Crown, però comunque gli ultimi anni importanti in giro per il mondo nel circus della Formula 1. Ovviamente ci sarà una grandissima attesa, la stagione 2020 è già iniziata, però insomma per i prossimi 6 mesi non si farà che parlare di Alonso dal 2021. Io credo che lui si sia preso per rischio, perché, e non lo ha fatto così in modo imprudente. Io credo che lui sappia che la Renault già nel cambio regolamentare è stata una delle squadre più colpite dall'emergenza Covid, e appunto non ha permesso il prossimo, diciamo, definiamolo di riambientamento. Magari farà crescere il team, cercherà sicuramente di finire abitualmente in zona punti, però insomma bisogna vederlo più in ottica 2022 con queste nuove auto, e la Renault ha spinto tantissimo il budget cap, insomma sembra appunto che quella sia la Renault ha tutti gli aspetti insomma, che in questo momento sono critici, e fa una buona annata anche l'anno prossimo. Ah, sì, certo, sono d'accordo. Qui intanto ci scrive Valerio che rischia di essere uno Schumacher bis, perché Schumacher, lo ricordiamo, era tornato più o meno a quell'età, sempre sui 40 anni era tornato in Mercedes. Beh, allora innanzitutto possiamo dire che Schumacher ci tornò, tra virgolette, con più tranquillità. Schumacher aveva vinto 7 mondiali, quindi non aveva nulla da dimostrare. Forse Alonso, da una parte, a mio parere, vuole anche dimostrare di, non lo so, di fare una scelta giusta, perché le scelte nella vita di Alonso non sono mai state il proprio forte, perché lo ricordiamo, era andato in McLaren vicino a Hamilton, e la McLaren aveva puntato chiaramente su Hamilton. Poi la Ferrari, che non era competitiva in quegli anni, poi la McLaren Honda, un fallimento totale. Quindi magari lui spera in questo regolamento nuovo per dimostrare: ok, stavolta ho fatto la scelta giusta, non vincerò un mondiale, ma ritornerò sul podio. Ricordiamo, Alonso si è ritirato a fine 2018, ma l'ultima vittoria è Spagna 2013 e l'ultimo podio Ungheria 2014, quindi più di 4 stagioni senza vincere o finire sul podio in cui ha corso. Quindi sicuramente questo discorso gli è rimasto un po' sullo stomaco, se mi consenti, e quindi vuole, da una parte, questo secondo me è stato il ragionamento che ha fatto, e niente, uno Schumacher bis, beh, come risultati potrebbe starci, perché Schumacher in Mercedes alla fine non è stata una grande esperienza, un podio e poi sempre dietro Rosberg. Guarda, Gio, statistiche alla mano, sono impietosi gli ultimi anni di Alonso. Il Esatto. 2018 addirittura chiuso
in undicesima posizione generale in classifica con soli 50 punti, nonostante e poi tutti i punti tutti i punti fatti nelle prime gare, sì, arrivò quinto in Australia con il motore Renault, i tre anni poi precedenti con la McLaren Honda disastrosi, addirittura il primo, il 2015, con solo 11 punti, cioè veramente qualcosa da mettersi le mani nei capelli. Che poi quello fu l'unico, scusami Davide, quello fu l'unico anno, il 2015, in cui arrivò dietro a un compagno di squadra nel mondiale, dietro a Button, perché poi c'era anche il 2007 che arrivò dietro a Hamilton, ma a punteggi erano arrivati pari, quindi veramente un anno terribile. Ma per quello che conta, cioè qui ha collezionato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ritiri per problemi tecnici alla McLaren MP430, cioè veramente un disastro totale, parliamoci chiaramente. Pure l'anno precedente in Ferrari, quello che chiuse in la sesta posizione nella generale, dopo i tre secondi posti che aveva collezionato negli anni precedenti, arrivò veramente allo sfinimento. Lui lasciò la Ferrari perché era stanco di arrivare secondo, queste sono le sue parole, e poi è stato veramente drammatico il periodo trascorso. Ecco, infatti quello è stato un grave errore secondo me di Alonso, pensare che un nuovo, cioè abbiamo visto all'inizio quanto era davanti la Mercedes con le Power Unit, no? Se ti ricordi nel 2014 c'era un secondo di motore tra Mercedes e gli altri, lui è andato a pensare che Honda appena arrivata potesse fare una Power Unit da vertice, e la Honda una Power Unit buona l'ha fatta solo nel 2019, ha iniziato a farle, quindi Alonso lì secondo me ha peccato un po' di superiorità, un po' di superbia, forse anche colpito dalla stanchezza di non riuscire a battere la Red Bull con la Ferrari, ma lì era chiaro che la Honda non sarebbe riuscita subito a battere, a arrivare a livelli top. E poi ricordiamo anche la McLaren non era assolutamente una macchina vincente a livello di telaio, perché 2018 motore Renault, McLaren è arrivata nelle retrovie, addirittura un paio di volte ultima fila tutta McLaren, quindi credo che le scelte sono state spesso sbagliate. Ci scrive Daniele e ci chiede: l'Aston Martin come monoposto, lo sponsor sulla Red Bull che fine farà? Lo perde. Mi sa che Daniele lo perde perché diventa il team Martin con l'acquisto di Stroll da Racing Point, quindi vabbè, ma non è un grande problema per la Red Bull, tanto sono pienissimi di soldi, forse uno dei team che naviga da questo punto di vista qui è loro, quindi semplicemente era un nome in più che si legava al marchio. Ci sono stati anche dei progetti legati ovviamente ad autostradali, tanta pubblicità che era confluita, ve lo ricordate, con 007, che era a Monaco con Ricciardo, che c'era lo sponsor anche, e anche Silverstone dell'anno scorso. Silverstone l'anno scorso. Sì. Quindi diciamo, da questo punto di vista qui la Red Bull vedo che tranquillamente andrà avanti senza patemi. Invece, ritornando al discorso di Alonso, volevo leggerti le parole di Cyril Abiteboul, team principal della Renault, che dice: la firma con Fernando Alonso fa parte del nostro piano per continuare il nostro impegno per tornare in cima insieme ai top team della Formula 1. La sua presenza nel nostro team è fondamentale a livello sportivo, ma anche parlando di brand, dato che Fernando è molto legato alla squadra. Quindi marketing? Molto marketing secondo me, soprattutto marketing. Perché obiettivamente io credo che in ogni team ci sia la consapevolezza, regolamenti nuovi o meno, che la Mercedes con la gestione attuale non verrà mai battuta. Possono cambiare i regolamenti, può cambiare tutto, ma tutti sanno che allo stato attuale sono imbattibili. Quindi il massimo che si può ottenere è un secondo posto. E questo è un ragionamento che fanno Red Bull e Ferrari, anche se la Red Bull a volte parla troppo. Quindi la Renault sicuramente sa che non potrà mai competere per una vittoria, forse per qualche podio saltuariamente in condizioni particolari, come abbiamo visto con Norris l'altro giorno, ma per me c'è molto marketing volto anche a risollevare le condizioni economiche del team, perché ok, pagheranno tanto Alonso, ma arriveranno tanti sponsor, ci sarà tanto entusiasmo su questo team, quindi è molto una mossa simile, anche perché obiettivamente sarà un pilota che avrà 40 anni, ragazzi, un pilota a 40 anni a lottare per un mondiale è veramente una cosa incredibile, sarebbe. Anche se probabilmente per quello anche i top team non puntano più su Alonso, non lo vedono più come un pilota da titolo. È una mossa, sì, di marketing volta a chiamare molti sponsor, molti soldi. Vai con il commento.
Vietnam, vederlo da Formula 1 2020, il gioco assomiglia al Texas 1980. Ma sinceramente non l'ho ancora provato il videogioco. Sì, il circuito l'avevo visto, molto molto particolare. Devo dire che le gare potrebbero essere divertenti su questa pista, dovrebbero recuperarlo innanzitutto, diciamo, il Gran Premio del Vietnam a fine stagione. Ricordiamo che doveva essere il terzo appuntamento del mondiale, poi rinviato per il coronavirus. Però non mi aspetto delle gare noiose lì, perché la vedo un po' tipo Baku come pista, lunghi rettilinei, quindi una pista che non piace a Ferrari sicuramente, con questi rettilinei lunghi, visto quello che abbiamo visto dal motore Ferrari. Però particolare, sicuramente non è una pista storica, non è una pista che almeno a vederla così entusiasma, però qualcosa di positivo forse secondo me dalla gara potremo vedere, ecco, spero in qualche sorpresa. Io sono molto legato ai pit stop. Il problema secondo me degli ultimi anni è stato anche il fatto che la Formula 1 è andata un po' in giro per il mondo, certamente a diffondere il verbo, ma secondo me bisogna conservare anche la consuetudine dei gran premi europei, no? Dove c'è maggiore affluenza di tifoseria esperta, di tifoseria diciamo maggiormente legata anche alla Formula 1 dei tempi addietro. Andare troppo in paesi dove comunque mi sembra anche un po' assurdo, francamente, realtà che sono anche in sviluppo economica, investire una marea di centinaia di milioni di euro in alcuni progetti, sono un po' retro in questo, la penso anche io. Beh, si sta, perché poi il problema è che forse la Formula E, sai, lì ci si va veramente dalla Nuova Zelanda, adesso si parla di tante altre mete che può attirare, ma anche ad un prezzo decisamente inferiore, perché si fanno poi al centro di una città fondamentalmente, ma tutto quello che poi è la costruzione di un gran premio in zone che probabilmente la gente fa fatica anche a mangiare in certi casi, o guadagna molto poco a causa delle scarse condizioni economiche dei paesi, prendere veramente poi anche un biglietto, ma io penso che per un vietnamite non sarà mica una passeggiata, No, quindi, ma addirittura io... Scusami, vai Davide. No, quindi per concludere, diciamo che al di là del layout, al di là di tutto, io credo che la Formula 1 faccia bene a tenere i gran premi storici. Finalmente è arrivato Monza, che tanto aspettavamo. Bisogna andare anche nella direzione della Formula 1, diciamo, maggiormente forse taggata a Bernie Ecclestone. Liberty Media mi sa tanto che pensi soltanto al business in certi casi. Sì, addirittura tempo fa leggevo che il biglietto, perlomeno questo era relativo ai primi anni del Gran Premio della Cina, che debuttò nel 2004, leggevo questo articolo in cui si parlava del fatto che un biglietto per il Gran Premio di Cina nelle tribune principali, quelle centrali, costava 3 volte lo stipendio di un lavoratore cinese. Quindi questo un po' per farvi capire quello che sono gli stipendi in questi paesi, perché alla fine Cina e Vietnam, non so a livello di stipendi quali possono essere le differenze, sono realtà molto lontane, però sono sì cose inaccessibili per gli abitanti del luogo. E quindi sì, ci si deve riavvicinare a realtà più comuni, più come le nostre. Abbiamo addirittura, si parla di una mezza follia che vedrebbe la Formula 1 non solo a Monza e al Mugello, ma anche a Imola quest'anno. Non so se hai sentito queste voci, che sembrano obiettivamente difficili. Sembra difficile vedere la Formula 1 in 3 piste diverse nello stesso paese. Però è un sogno, è qualcosa in cui credo, speriamo tutti. Poi si parla anche di Hockenheim, a mio parere, è incredibilmente esclusa dal calendario, perché ci ha regalato una gara lo scorso anno incredibile, come 2 anni fa. Cioè c'è sempre spettacolo a Hockenheim, anche se non è più la pista lunga. È quella introdotta nel 2002, più corta, con la sezione GP. Però è spettacolare la Formula 1 Hockenheim, lo scorso anno ero lì fortunatamente e è stata una gara incredibile, una pista comunque bella, tecnica, che mette in difficoltà le vetture, perché può piovere come abbiamo visto l'anno scorso, ma il venerdì ad esempio c'erano 45 gradi, quindi anche da quel punto di vista è una sfida per le monoposto, e sinceramente andare in Vietnam, dove potrebbe anche essere spettacolare la gara, però lasciare fuori Hockenheim per andare in Vietnam, in Cina, io la trovo una cosa assurda, perché stiamo mettendo fuori anche il Nürburgring. Nürburgring da 7 anni non ci corre la Formula 1, è un'altra pista molto tecnica. Ce ne sono veramente a bizzeffe in Europa che non vengono sfruttate. Sì, inizialmente si alternavano, no? Nürburgring e Open, esatto. A un certo punto. Ma io credo che il problema sia proprio che in Germania anche
forse anche politicamente la questione Formula 1, si è visto anche un RTL broadcast televisivo che ha annunciato che non rinnoverà il contratto, quindi finirà probabilmente a Sky i diritti della Formula 1, ma sembra con la questione anche Vettel in bilico probabilmente non rinnoverà, cioè non troverà un sedile o comunque sarà costretto al ritiro, la Germania non avrà più piloti tedeschi. Cioè, se pensiamo incredibile, se pensiamo agli ultimi 20 anni, Schumacher, Rosberg, Vettel, tutti i campioni del mondo pluripremiati, insomma piloti di alto profilo, che adesso forse è finita anche un po' la scuola, no? Leggevo relativamente a Verstappen, che ha lanciato un po' una moda in Olanda, anche con il fatto che si correrà non quest'anno ma dal 2021, ci sarebbe un premio d'Olanda, quindi ritorno, di tanti ragazzini che iniziano ad emularlo, no? Perché poi va anche un po' a mode, no? Cioè, in questo momento probabilmente in Olanda c'è la figura di Verstappen, che è al centro del mondo, per loro è il pilota, diciamo, di bandiera, e quindi tutti investiranno magari i genitori per dei figli in una carriera nel motorsport. Forse in Germania in questo momento offre poco, c'è Mick Schumacher che però ancora non ha dimostrato nulla in Formula 2. Sì, beh, in Germania, ragazzi, negli ultimi 26 anni la Germania ha vinto 12 mondiali, i 7 di Schumacher, i 4 di Vettel e uno di Rosberg, quindi quasi la metà degli ultimi 26 campionati sono stati appannaggio di piloti tedeschi, e sono tantissimi, perché poi abbiamo visto sì inglesi, poi Alonso spagnoli, però la totalità è stata tedesca, la quasi totalità era tedesca, dunque sembra incredibile, perché lo vediamo, c'erano anni anche con 4-5 tedeschi, all'inizio anni 2000 c'era Frenzen, Schumacher, il fratello Ralf, poi è arrivato Vettel qualche anno dopo, Timo Glock, purtroppo famoso, però ce ne sono stati veramente tantissimi. Adesso non, se Vettel lascia, è vero, potrebbe arrivare Mick o l'anno prossimo, tra qualche anno, ma ancora, come hai detto tu, deve dimostrare tutto, ma non c'è più, a parte Mick, c'è veramente poco. C'è il figlio di Ralf, David Schumacher, che ha debuttato in Formula 3, vedremo quello che riuscirà a fare, però non è più come prima. Prima ogni anno c'erano fissi 2 o 3 tedeschi lì, e anche il disinteresse per il Gran Premio in Germania, prima dicevamo, l'anno scorso l'ha dovuto finanziare la Mercedes stessa il Gran Premio in Germania. Lo sponsor era Mercedes Gran Premio di Germania, quindi quest'anno anche la Mercedes stessa si è disinteressata da sponsorizzare il Gran Premio di casa. Quindi c'è proprio, sembra quasi non ci sia più interesse per correre in Germania, su piste storiche tra l'altro. Quindi è molto triste, credo, per l'appassionato vecchio stile sia triste. È diventato un affare di famiglia Schumacher, cioè il futuro pilota tedesco. Sì, esatto. Della famiglia Schumacher. Quindi staremo a vedere, seguiremo ovviamente anche la carriera di Nick e David, si chiama il figlio di Ralf. Allora, vediamo un po' di domande che ci fa Daniele. Sì, Magnifur, sono d'accordo, era molto meglio del Paul Ricard, non c'è paragone. Bellissima. Paragone. E ti giro questa qui, le Pirelli da 18 avranno più grip? Ma questa è una bella domanda. Abbiamo visto la Formula 2 ha introdotto gomme nuove appunto al posteriore, le ha introdotte quasi da prova per la Formula 1, e i tempi però non sono stati così diversi dallo scorso anno. Se guardiamo tempi sul giro, anzi credo la pole sia stata un secondo più lento, mi sembra la pole dell'anno scorso di F2 1.13, quest'anno sull'1.14, quindi questo grande miglioramento non si è visto, però stiamo parlando di macchine totalmente diverse. La Formula 2, ricordiamo, è un monomarca Megacrom per quanto riguarda i motori, la Formula 1 non ha l'ibrido, la Formula 1 invece ha un doppio sistema ibrido, quindi anche quello può influire sul grip meccanico che viene passato alle gomme, dunque ci sarà tanto da vedere. Certo sarà una novità, sarà una grande novità per gli ingegneri, perché le dimensioni di una gomma cambiano tutto. Ricordiamo il grosso sviluppo delle vetture che hanno avuto dal 2016 con gomme strette al 2017 con gomme larghe, hanno cambiato tutto, quindi vedremo anche questi pollici in più che verranno aggiunti, quanto andranno a modificare le prestazioni. Potrebbe essere una variabile impazzita in più, qui bisogna assolutamente calcolare tutto, qui ogni minimo particolare fa la differenza, anche un millesimo può essere decisivo. L'abbiamo visto la Mercedes che ha portato quegli specchietti nuovi, quanto può fare la differenza uno specchietto, quanto si affina al dettaglio, quindi sicuramente potranno portare novità. Sinceramente, se hanno più grip adesso è impossibile dirlo.
poi esteticamente onestamente a me non piacciono per niente. No, neanche a me, neanche a me. L'abbiamo visto adesso in queste gare formule minori. Magari Fernando Alonso se ne sta studiando, punta sicuramente tutto, punta tutto su quello. Fernando dice adesso ritorno, cambiano un po' di cose, il cambio regolamentare, ma in generale adesso sarà veramente uno degli argomenti principali, no, della Formula 1. Se a mio parere dovessero provare la quadra, allora rivedremo probabilmente la Formula 1 anche maggiormente apprezzata dai fan, non quindi ovviamente incalliti come noi, come voi che ci state seguendo, ma di una nuova frangia di tifoseria che si potrebbe avvicinare a questa Formula del futuro. Altrimenti, se dovesse continuare il dominio Mercedes, ragazzi miei, io la vedo veramente tragica, perché già negli ultimi anni oramai è un affare tra Hamilton e il suo compagno di squadra, che si chiami Bottas, che si chiami Rosberg, oramai è un affare di famiglia Mercedes. Se dovesse continuare così anche nel 2022, ci sarebbe un po' drammatico. Però tu cosa ne pensi al riguardo? Ma sì, guarda, ti devo dire una verità, a mio parere. Le monoposto adesso mi piacciono molto. Sono velocissime, sono bellissime, l'ho vista anche dal vivo, sembrano veramente delle astronavi. Quindi se dobbiamo parlare di bellezza a livello estetico, cioè se dobbiamo parlare di estetica, queste macchine non le avrei mai cambiate, perché sento molte critiche, però a me piacciono, onestamente. Anche se forse le dimensioni sono ormai eccessive, sono lunghissime le Formula 1 attuali, quindi quello forse sì, può essere un punto di discussione. Però vedendo le immagini, chiaramente poi cambieremo sicuramente idea vedendo quelle vere, però vedendo, diciamo, le prime immagini virtuali di quelle 2021, poi diventate 2022, ti dico che qui si rischia di rendere la Formula 1 monomarca. Perché se poi mettiamo, ipotesi assurda, presentano nuove macchine, Mercedes, Ferrari, Renault, Red Bull, Aston Martin, vanno tutte e cinque uguali, secondo me non va bene per la Formula 1. Cioè, ok, da una parte lo spettacolo, ma se ci si arriva allo spettacolo perché standardizziamo i componenti, chiamiamola IndyCar e facciamo l'IndyCar. È vero che un cambiamento regolamentare, a mio parere, era obbligato, perché sennò con queste macchine qui la Mercedes vince 20 mondiali di fila. Credo ci sia poco da dire. Su questa generazione, da quando è stato introdotto l'ibrido, la Mercedes non è mai stata avvicinata tramite la Ferrari, tranne la Ferrari per due stagioni. Quindi ci sta un cambiamento. Però il cambiamento, l'abbiamo visto negli ultimi anni, ha portato anche dei domini. Cioè il cambiamento 2009 ha aperto la strada al dominio Brown. Poi, una volta che la Brown è diventata Mercedes, Mercedes ha iniziato a soffrire. È stata la Red Bull a sfruttare quei regolamenti e dominare. Poi, nuova rivoluzione, è iniziata a dominare la Mercedes. Quindi spesso la rivoluzione porta dei domini e non porta dell'equilibrio. Quindi questo rischio spero l'abbiano calcolato bene. Poi certo, se vediamo 6-7 monoposto andare allo stesso livello, e anche lì non è stata trovata la quadra. Io credo che si debba trovare anche perché poi comunque, ragazzi, anche regolamenti nuovi, ma Mercedes avrà sempre più soldi di Haas e Alfa Tauri per fare la macchina, quindi dipende sempre da quante risorse hai. Se la Mercedes continua ad avere un budget così più alto, va da sé che farà la macchina migliore o comunque una macchina superiore, magari non con un secondo di vantaggio, però sempre con quei decimi che gli consentiranno di stare davanti. La Red Bull, francamente, io ho sempre dei dubbi sulla Red Bull, perché ogni anno fanno promesse e poi non arriva nulla di nuovo. La Ferrari sappiamo quella che è la situazione. Mi incuriosisce la McLaren, ma McLaren avrà motori Mercedes. Io dubito che Mercedes farà vincere un team cliente. Quindi anche loro potrebbero diventare un team Mercedes bis, mettiamola così. Quindi non lo so, potrebbe succedere di tutto. Tu come la pensi? Allora, il problema è il fatto che dovrebbe ogni team poi avere la propria power unit, no? Sicuramente la McLaren è probabilmente il team che ha visto crescere di più, sia a fine 2019 sia in questa prima gara del 2020. Facendo un discorso più ampio su queste vetture che sono bellissime, che abbiamo ammirate dal vivo, e veramente sembrano delle astronavi. Il problema qual è? L'ho riscontrato proprio durante il Gran Premio d'Austria, prima tappa del campionato 2020. Fanno fatica a tenersi in scia, cioè queste auto, un po' per la lunghezza, ma proprio per una questione aerodinamica, sono costruite
su di un concept che rende quasi impossibile i sorpassi. Lasciamo stare che il sorpasso lo si può inventare, abbiamo veramente visto anche domenica scorsa Leclerc, abbiamo visto Norris, abbiamo visto di solito Verstappen e Ricciardo che comunque danno spettacolo da questo punto di vista, sono staccate meravigliose, però va detto che il problema principale di queste auto è che sì, sono bellissime, però come si dice, sono belle ma non abballano, cioè a un certo punto c'è bisogno anche di creare, a prescindere dalle componenti standard che sono d'accordo con te, bisogna evitare di creare un IndyCar, perché poi la Formula 1 deve rimanere il top dell'ingegneria, e se poi crei una specie di F2, senza andare in America, anche se rimaniamo nell'ambito campionati FIA, insomma la Formula 2 ci insegna sì che è spettacolare, però sai, si perde un po' il fascino anche dello sviluppo, della ricerca del dettaglio, non credo che si vada proprio a conservare l'emblema, l'essenza della Formula 1, però qualcosa va fatto, uno per la Mercedes, perché sta diventando qualcosa anche imbarazzante, in condizioni normali la Mercedes dà un secondo a giro alla Ferrari, ragazzi, un secondo a giro alla Ferrari, va bene, e nel 2020 probabilmente la Ferrari sta cercando di però così sono talmente superiori che sinceramente si fa fatica, cioè se il mondiale fosse Red Bull, Ferrari e tutte le altre, ok, però con Mercedes si diventa quasi scontato, quindi amen per questo regolamento, speriamo che non rappresenti però l'inizio della fine della Formula 1 per come la conosciamo. Ma certo, è una Formula 1 che deve cambiare, non c'è dubbio. Cioè, ragazzi, quest'anno, ok, parliamo di sorpassi di Leclerc, Verstappen, ma sono tutti sorpassi col DRS. Cioè, se non nel 2011 non si fossero inventati il DRS, la Formula 1 sarebbe morta da quel dì, perché con le macchine di adesso, pensare a un sorpasso senza DRS è impossibile. Cioè, immaginate, sarebbero dei trenini in continuazione, perché è impossibile attaccarsi alla macchina che è davanti, o sei un secondo e mezzo al giro più veloce, non la passi la macchina che hai davanti. Cioè il DRS, io sono d'accordo con quello che dice Villeneuve a volte in diretta, sì, aiuta lo spettacolo, ma è assurdo, se ci andiamo a pensare è una cosa assurda, perché tu metti in condizione quello dietro di avere un vantaggio di 3, 4, 5 decimi sul rettilineo a quello che ha davanti, perché va ad avere una velocità nettamente superiore a quello davanti, più di tanto non può difendersi. Magari quello davanti è in difficoltà, che ti dico, con le gomme ha qualche problema, però senza DRS potrebbe difendersi maggiormente, perché sei alla pari da quel punto di vista, no? Col DRS tu gli togli ogni possibilità, cioè situazioni di sorpasso che il pilota col DRS fa 330 all'ora e quello senza 308, senza nessun merito, solo perché è a meno di un secondo da te, quindi credo siano tantissime le contraddizioni. Cioè parliamo sì di sorpassi, di spettacolo, ma è uno spettacolo che è figlio di sorpassi tramite uno stratagemma studiato a tavolino. Se non ci fosse quello, non sorpasserebbe nessuno, e Verstappen, Leclerc, Ricciardo non sarebbero nessuno, non sarebbero famosi per i sorpassi, perché anche un Verstappen senza DRS non sorpassa, credo sarai d'accordo. Allora, la questione, io sono d'accordo con te, ma andrebbe fatto un paragone tra ciò che era la Formula 1 prima dell'era ibrida, chiaramente ciò che poi hanno voluto creare, perché questo regolamento che poi ha portato Hamilton praticamente ad agguantare Schumacher, perché io sono convinto che comunque Hamilton non si può neanche permettere il lusso di perdere il mondiale con Bottas, perché sarebbe ridimensionato in un modo clamoroso. Semmai Bottas dovesse vincere anche in un mini campionato così particolare come quello 2020 il titolo mondiale, Hamilton esce con le ossa rotte, distrutte, perché una cosa è perdere con Rosberg, che comunque insomma aveva dimostrato anche su altre auto un certo passo, un certo talento, altra cosa sarebbe quella di andare a perdere la settima corona con Valtteri Bottas, che con tutto il rispetto, il filo destriero, è un ottimo secondo pilota, però sarebbe come Schumacher se avesse perso il mondiale con Barrichello. Siamo lì, sì, siamo lì, ma
anche il mondiale perso con Rosberg, secondo me, pesa tantissimo. Rosberg lo possiamo paragonare ai tempi di Schumacher, che so, a un Raikkonen, a un Montoya, che erano gli avversari principali di Schumacher, anche se in realtà non ne aveva di avversari. Però è comunque un mondiale perso contro un compagno di squadra, che vuoi o non vuoi, sulla carriera pesa. Sulla carriera pesa tantissimo. E poi comunque aggiungiamo una cosa, senza voler aprire una parentesi troppo larga, che Hamilton è arrivato in Mercedes e subito ha avuto la macchina più forte. Cioè Hamilton ha sempre azzeccato ogni minima scelta, ogni anno ha avuto una macchina in grado di fargli vincere una gara. Credo sia a memoria l'unico pilota che ogni anno abbia vinto una gara, non c'è mai stata una stagione in cui non ne ha vinta una. Quindi sicuramente è un fenomeno, ma da alcuni punti di vista è stato anche fortunato ed ha interpretato al meglio questa Formula 1. Cioè, obiettivamente il ritiro di Rosberg gli ha spalancato una porta incredibile verso l'Olimpo. Cioè, non ha mai avuto rivali e credo che con Rosberg, ad esempio, se Hamilton avesse avuto Rosberg al fianco nel 2017-2018, Vettel sarebbe stato ancora più vicino a vincere il mondiale, perché Hamilton non avrebbe avuto quell'aiuto che ha avuto da Bottas, quindi sarebbe stato ancora più combattuto e forse più difficile per Hamilton vincere un mondiale. Quindi sì, è stato fortunato in tante occasioni, su questo non c'è dubbio. Sì, poi assolutamente niente eleva il talento che di Hamilton, perché io ricordo ad esempio un anno, forse l'ultimo anno che era in McLaren, veramente era un'auto che non andava, proprio aveva difficoltà e comunque riuscì a vincere una corsa, almeno come diceva Giovanni, ogni anno. Quindi sicuramente ci mette del suo. Poi con gli anni acquisì esperienza. Ma la McLaren dimmi. La McLaren dell'ultimo anno, intendevi? Non ho capito. Sì, la McLaren, lui ha avuto una McLaren veramente... Però l'unica non competitiva era quella del 2009. Quella del 2012 era una macchina che fece il record di pole. Poi aveva problemi di affidabilità, però era una macchina che volava. Poi aveva problemi di affidabilità, ok. Però tipo nel 2011 Hamilton ha battuto di 50 punti da Button nel mondiale. Sì, non finiva le gare, però insomma... Da questo punto di vista qua, diciamo che Hamilton, come dici tu, è stato sapiente, è maturato, è diventato anche più esperto, no? Nel corso degli anni, anche nella gestione dei mondiali, però secondo me Hamilton è proprio l'emblema del campione moderno. Io non so come si adatterà, ad esempio, ad un campionato con meno tappe, perché lui cerca poi sempre di rimontare alla lunga, no? Bottas di solito parte meglio di lui, ma stessa cosa anche con Rosberg. Se non si fosse rotto il motore in Malesia nel 2016, Hamilton avrebbe vinto il mondiale, ma come? Di rimonta. Cioè, lui è capace, secondo me è un po' il classico pilota che si deve incavolare, cioè se non ha stimoli Hamilton un po' si approccia, quindi ha bisogno di qualcuno che lo stimoli, si perde. E Bottas è partito bene, io sono convinto che una Mercedes giù dal podio in quest'annata è un evento eccezionale. Cioè sono accadute cose davvero particolari, a partire dalla qualifica, dove Hamilton ha ricevuto una penalità, e in gara lo scontro con Albon. Ma io non so quante volte capiterà quest'anno di vedere una freccia d'argento, a meno che appunto non avranno dei problemi tecnici, problemi di affidabilità legati alla componente tecnica del motore, insomma. Pari che questa W11 scaldi particolarmente a causa della livrea black, ma io credo anche lì sia tutta scena. Anche quei team sì. Look after the car. Non andrebbero mai a modificare il colore sapendo che causa problemi. Cioè, sono i migliori ingegneri del mondo, quindi secondo me lì c'è anche un po' di voler quasi nascondere il potenziale. Perché la Mercedes, se va al massimo tutti i 71 giri, in Austria doppia tutti anche con tre safety car. Cioè, in quel momento in cui avevano problemi, gli dicevano le box evitate i cordoli, guadagnavano mezzo secondo al giro. Quindi sì. Questo ti fa capire. Cioè, c'è poco da spettacolarizzare il 2020, a mio parere. Abbiamo visto una bella gara, ma credo sia stata un vero e proprio caso. Sì, bisogna fare safety car ad ogni GP. Infatti secondo me molte erano anche forzate, cioè quando si è fermato Russell non era da safety car, l'anno scorso avrebbero messo una virtual, cioè lì la macchina era totalmente fuori traiettoria
andavi con una virtual e la spostavi, quindi c'era proprio la volontà americana di far ripartire la gara da zero. Sì, io ricordo gli anni, ti ricordi quelli successivi alla morte di Jules Bianchi, che poi si tendeva a far uscire la safety car per qualsiasi cosa, perché ovviamente dopo quell'evento drammatico diciamo erano cambiate. Infatti misero la virtual. Infatti misero la virtual. Misero la virtual apposta. Prima della morte di Bianchi, prima di quel sfortunato evento, veramente le safety car uscivano ogni morte di papa, cioè uscivano veramente per fatti serissimi, per incidenti di un certo livello, oppure si lasciavano spesso e volentieri le auto parcheggiate, lati, insomma da quell'evento poi è un po' cambiato, però sicuramente le safety car aiutano a ricompattare il gruppo, e questo ha portato fondamentalmente Albon ad avere l'occasione su Hamilton, e quelle ripartenze sono state un po' il frutto di una direzione gara favorevole probabilmente a creare spettacolo. Certo, certo. Beh, Davide, non so se abbiamo altri argomenti da trattare, altrimenti io andrei un po' in chiusura, perché lo ricordiamo, dopo domani torniamo con le nostre dirette, ci saranno le prove libere del Gran Premio di Stiria, domani conferenza stampa, dunque si torna subito in pista e vedremo. Si prevede anche un tempo difficile in Austria, quindi sì, potrebbe succedere qualcosa, potrebbe succedere anche perché Mercedes, ricordiamo, qualche problema di surriscaldamento l'ha avuto, due ritiri dei motori Mercedes, dunque magari, chi lo sa, potrebbero andare ad abbassare un po' di potenza, qualche variabile potrebbe esserci, però le temperature si prospettano più basse, dunque forse questo è un aiuto, e magari con la pioggia non dimentichiamoci di Verstappen, quindi qualche colpo di scena potrebbe assolutamente esserci. Sì, poi con la pioggia naturalmente anche le capacità di piloti magari emergono rispetto alle performance delle auto, quindi speriamo di vedere un'altra gara imprevedibile, poi valuteremo ovviamente gli aggiornamenti che porterà la Ferrari, c'è grande attesa per capire, Binotto ha anticipato che c'è una corsa contro il tempo per portare degli sviluppi che erano inizialmente previsti per l'Ungheria, per Budapest, quindi valuteremo ovviamente tutti gli aspetti. A me l'idea di un double header, di questo back to back, onestamente non mi spiace. Meglio correre così che non correre proprio. Quindi la cosa migliore a questo punto è, anche pensando alla sicurezza e tutto quello che è accaduto, la Formula 1 sta lanciando un messaggio importante, è stato uno dei primi sport a livello internazionale a riprendere. Quindi da questo punto di vista qui rallegriamoci che nonostante la partenza ritardata almeno abbiamo un campionato. Poi il calendario si prolungherà, avremo più appuntamenti, probabilmente si arriverà a dicembre con un vero e proprio campionato, quindi chi lo vincerà avrà sicuramente meritato. Allora, alla prossima, mi raccomando, seguiteci su News Formula 1, leggete tutti gli articoli, mettete like alle nostre pagine e alle nostri gruppi YouTube, ovviamente c'è un canale dedicato con tutte le notizie, video e intrattenimento sul motorsport in generale, e accendete la campanella come notifica su YouTube in modo tale che rimanete sempre aggiornati con i nostri video. Da parte mia, Davide Russo, un saluto e vai giù. Ciao ragazzi, è stato un piacere, ci sentiamo venerdì per la sintesi delle prove libere. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.